Amici di Formula Italian Team, buonasera e benvenuti. Decimo round dei campionati di Formula Italian Team 2023-2024. Approdiamo in Belgio sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, l'università della Formula 1, dove grandissimi campioni sono nati e dove questa sera la Sport League apre le ostilità di questa nuova settimana di gare. Ovviamente, e come sempre, non sono mai solo in questa mia avventura all'interno di questo campionato, e allora come sempre accanto a me in cabina di commento Mattia Del Corso. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in Belgio. In cabina di commento siamo al completo, c'è un ulteriore membro dello staff che è quello che è quella che noi chiamiamo sempre la stanza dei bottoni, la direzione gara, Marco Lucone. Ciao ragazzi, buonasera e buona Sport League. E allora, vetture già in pista in queste che sono condizioni molto incerte, sono scesi in pista già con gomme da asciutto, però guardandolo da fuori la pista, insomma, possiamo dire che sembra tutto fuorché asciutta. Mi sa che il gioco si è fatto qualche bicchierino di troppo, perché non vedo neanche una guida così permissiva. Sì, un po' sembra esserci stabilità, ma la pista non è ancora in condizioni per una gomma soft, ma sappiamo che in questo gioco tutto permette, tutto concede, quindi vediamo. Uno rapido sguardo anche alla classifica con Michael, che arriva qui nuovo leader del campionato con 6 punti di vantaggio nei confronti di Fiorino, 166 a 160, con la vittoria invece in Ungheria ha riaperto il gioco anche Vampir, che a 139 è in terza posizione, poi Ricky Best e via via tutti gli altri. Arrivano ovviamente i primi intertempi, lo vediamo anche dalla grafica. Prima di questo, uno sguardo rapido anche alla classifica costruttore, che questa apertissima fra Red Bull, Ferrari e Alfa Tauri, 185 per Red Bull, 160 per Alfa Tauri, per Ferrari, 153 per Alfa Tauri, 112 per Alfa Romeo, via via tutti gli altri, con Alfa Romeo che con Ricky Best e purtroppo oggi l'assente Samu aveva messo insieme dei risultati interessanti. Ricky Best ormai da qualche gara sta dimostrando costantemente di essere all'altezza del passo dei migliori della categoria, per cercare insomma di inserirsi anche un po' come pilota che può decidere il campionato da qualche punto di vista. Potrebbe andare a levare punti importanti a coloro che sono avanti, che non siano i soliti Vampir, Fiorino e Michael. Sì, assolutamente, ha dimostrato a Imola, nonostante il bug del gioco, un'ottima anche prestazione in qualifica, ha anche compensato molto bene la gara, ha fatto vedere ottime prestazioni e costanza, non sempre fortunato per qualche episodio, ma può essere il pilota che tra virgolette può essere determinante sia per le gare degli altri sia per la gara propria. Vedremo cosa saprà fare oggi in Belgio. Intanto, Luca, i tempi sono già abbastanza, neanche troppo lenti, più o meno la pole ancora un po', mancano, un po' strana, dovrebbero ancora mancare all'incirca 8 secondi per la pole almeno, quindi non capisco ancora la scelta della gomma rossa che ti propone. Beh, il gioco però una gomma, per quanto il gioco stia proponendo una cosa assurda, una gomma che gira a 9 secondi teorici dalla pole position in condizioni che non dovrebbero essere le sue, tutto sommato è una gomma che sta funzionando più o meno, considerate le condizioni. Sì, cioè, penso secondo me con l'intermedia non girerebbero molto meglio. Abbiamo visto per un istante in grafica apparire il simbolo della gomma intermedia sulla vettura di Toppin Kestrel, che però è prontamente sparito. Sì, guarda, io penso che queste siano anche condizioni per fare più di un giro. Penso che alcuni piloti ci stiano pensando, vedo alcuni che stanno rallentando, credo, per ricaricare la batteria, penso, non credo siano giri di rientro, perché comunque tendono a riscaldare le gomme col classico metodo di quest'anno, quindi vediamo intanto cosa ci proporranno. Sicuramente dal tracker non so se verso la fine sessione dovrebbe esserci un po' più di asciutto o se queste condizioni ci accompagneranno fino alla fine, perché effettivamente condizioni così fino alla fine sono interessanti, nulla è scritto fino all'ultimo secondo. Ovviamente Vampir in questo momento ha dato già un bello strappo, un secondo e tre di vantaggio nei confronti di Ricky Best, che è secondo e torna ai box come torna ai box Vampir, quindi probabilmente almeno per questi due piloti non ci sarebbe stato abbastanza carburante per un doppio tentativo, il che fa presupporre che fossero scesi realmente in pista non per tastare le condizioni ma per cercare subito di piazzare il giro più veloce possibile, probabilmente con quella che secondo i dati a loro disposizione era la gomma migliore, anche perché insomma sembra che tutti abbiano seguito la stessa idea, quindi
direi che è uguale per tutti. Sì, adesso sarà interessante capire se con queste condizioni è cambiato qualcosa nell'assetto dei piloti, se hanno deciso di andare su un carico aerodinamico incrementato appunto per permettere a queste condizioni di non alterare troppo il valore stesso della macchina, o avranno ancora deciso per l'assetto d'asciutto. Cioè, ci sono in questo momento tante variabili. Intanto vedo che ha smesso di piovere, si sta subito asciugando la pista, si stanno subito vedendo delle macchie molto meno bagnate. Guarda, oggi pomeriggio, provando con i ragazzi del FIT, ci è capitata una lobby dove la pioggia è arrivata praticamente in partenza, neanche fatta curva 1 e c'erano già le pozze d'acqua, quindi comunque questa pista asciugarsi e bagnarsi ci mette veramente un attimo. È partito per un altro giro Dodo, che in questo momento è in quarta posizione, 2 secondi e 1 dalla pole position, lontano mezzo secondo dalla prestazione del suo compagno di squadra Salvo Foti, che in questo momento è in terza posizione, solo 5 piloti con un tempo cronometrato in questo momento, per una situazione che si deve ancora delineare. Dodo però è il primo che fa un secondo tentativo e lo farà con la pista molto migliorata, guardate quanto è più asciutta qui sul cammello ora. Infatti subito toglie mezzo secondo dai suoi tempi, esattamente. Quindi penso che vabbè, ci può anche stare Luca. Guarda qua, già praticamente è asciutto, cioè anche a livello di texture si vede che già la pista è praticamente quasi asciutta, ma sarà proprio green, ma credo verso il finale, quindi aspettiamo fino all'ultimo secondo. Questa qualifica non è ancora scritto niente, stanno uscendo tutti, infatti Para, Cuomo, Stefano Canino, tutti, quindi entrambe le McLaren, Patrick Speri anche lui in pista. Tra le assenze da sottolineare c'era l'assenza di Samu, che sarebbe stato sostituito da Gaglias, che purtroppo ha avuto un inconveniente clamoroso, ovvero il gioco si è disinstallato dalla console, si è suicidato. Sì, ha detto tu stasera non corri, quindi te lo posso impedire solo così, non posso fare altro. Ovviamente grande miglioramento nel settore centrale da parte di Dodo, scende a 47.2, oltre un secondo e mezzo più veloce del secondo settore fatto da Vampir, che là era passato in 48.8, la pista ormai è praticamente asciutta, si è asciugata in un'amen, arriva l'ultima staccata, quella della bus stop, la fermata dell'autobus, Dodo che va a chiudere il giro, quasi sicuramente che lo porterà in vetta alla classifica dei tempi in un primo, 47 secondi, 425 millesimi, 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Vampir, stanno tornando tutti in pista, almeno in questo momento ai box ci sono Vampir, Ricky Bess sono stati però già in pista per un primo tentativo, Ezio Bonni, Luni, Alessio Fiorino che aspetta. Mattia, Alessio Fiorino che aveva chiuso male in Austria il 2023, ma non ha iniziato nemmeno bene il 2024 dopo quanto è successo una settimana fa in Ungheria. Sì, assolutamente, in questo momento si ritrova braccato dai suoi stessi rivali per errore suo, quindi qua sarà fondamentale per lui mantenere la concentrazione fino alla fine, non commettere sbavature e soprattutto evitare qualsiasi tipo di situazione che lo possa mettere ancora più in difficoltà per quanto riguarda la classifica piloti. Non dimentichiamoci comunque che lui era là davanti per i suoi meriti, per la sua velocità e per la sua costanza, quindi assolutamente non fa sottovalutare Fiorino, come lo stesso Fiorino non deve sottovalutare i suoi avversari. Il primo a partire con un giro veloce è Quonnos, dopo di lui saranno le due McLaren, anche Patrick Speri, man mano arriveranno tutti gli altri, vedremo sicuramente accendersi di tutti i colori il monitor dei tempi, lo fa di fucsia subito Quonnos nel primo settore, 30.6, già li toglie quasi 4 decimi, anzi 4 decimi abbondanti al riferimento di Dodo. Sì, più o meno la media dei settori dovrebbe essere sul 29.7, 38.6 e 20, 28.0, quindi più o meno vedremo quanto ci metteranno ad arrivare su questi intertempi, che dovrebbero garantire un 41 basso, che ipoteticamente dovrebbe essere una pole, però queste condizioni vediamo se il tempo tenderà ad essere un qualcosa più alto. Intanto si lancia anche Michael, per ora sono ancora un pochettino più alti, 30.4 il record di Para nel primo settore, stesso crono per Canino, 36 per Quonnos, 39 per Patrick, annullato il giro di Tukumic dell'altra McLaren, attendiamo altri riferimenti, 46 netto per Quonnos nel settore centrale, 35 per Salvo Foti. Arriva l'ultima staccata, bus stop per Quonnos, chiude
Patrick, settore centrale, 44-1. Molto più veloce di Quannos, molto più veloce di Canino, che li passa in 45-3. Quannos chiude 1:45.387, ma stanno arrivando riferimenti molto importanti nelle retrovie. Il migliore dovrebbe essere quello di Patrick Spieri, che porta ora la sua asse sul traguardo in sostituzione di quella di F. Si mette avanti con un secondo e tre di vantaggio in 1:44.031. Tukumic che va sul traguardo per Land. Stefano Canino che si ferma a 4 decimi da Patrick. Salvo Foti la mette in terza posizione. C'è Topping Kestrel, 31 nel primo settore, 30-0 Krikkonen, record nel primo settore, passa in 31 Michael. Sì, in questo momento il pilota della Red Bull si accinge a concludere il secondo settore con un tempo che dovrebbe essere giro annullato per Michael. Attenzione, colpo di scena. Era un tentativo, dovrà rientrare subito perché mancano 5 minuti, non ha modo di aspettare oltre. Krikkonen intanto top in Kestre, 1:42.244, toglie quasi 2 secondi alla prestazione di Patrick Spieri, mette la sua Mercedes davanti a tutti. 30-0 Krikkonen, dicevamo, nel primo settore. Attendiamo il secondo rilevamento cronometrico del pilota dell'Alfa Tauri, che è un 43.9, non molto più lento di Luni, che lì passa in 43.8 e fa il fucsia. Sì, adesso si accinge a compiere le ultime due curve fondamentali, non bloccare, andare bene la corda e trazionare per cercare di portare subito la macchina in trazione, e si ferma sul 42-1. 42-1, arriva Luni, 42-5 in terza posizione, si ferma la Red Bull di Luni. C'è Alessio Fiorino che è passato in 30-0-54 nel primo settore del record, nel primo parziale. Tutta velocità, attenzione a Puon, lì bisogna stare molto attenti fra le due di Puon, il gioco è molto severo ma sembra ancora valido il giro del pilota Ferrari, che ha frescamente, proprio dopo il risultato di 7 giorni fa, perso la leadership della classifica a scapito di Michael, che ora è avanti di 6 lunghezze. Attendiamo Alessio Fiorino nel settore centrale, lì 43.8 il tempo da battere da parte di Luni, 43.5 da parte di Alessio Fiorino, che accende il record anche nel settore intermedio del tracciato. Adesso si accinge ancora anche lui a completare le ultime due curve, vediamo se riuscirà a prendere bene la corda nella prima, ma beh, box forse per sfruttare l'ultimo tentativo, quando la pista potrebbe teoricamente migliorare ulteriormente. Comunque aveva messo insieme un ottimo settore, dovrà stare attentissimo perché non ha riferimenti cronometrici e quindi non avrà margine di errore. Sì, in questo momento sia lui che Michael si trovano senza tempo, quindi sarà un ultimo tentativo. Ezio Fondi, l'altra Ferrari, si mette in quarta posizione, lontano un secondo e quattro, ma tanto basta per almeno in questo momento assicurarsi provvisoriamente la seconda fila. Assolutamente, in questo momento poi bisogna dire che per la lotta per il mondiale in questo momento Vampir è l'unico ad aver segnato un tempo e si trova in decima posizione. I suoi diretti avversari adesso dovranno cercare di fare solo tentativo, non sbagliare, perché sennò si rischia di partire veramente nelle retrovie, nella pista in cui Luca, qua retrovia è un disastro. Intanto seguiamo il giro di Dodo, primo settore si migliora da 31.0, è stato uno dei primissimi a segnare un giro mentre la pista si stava asciugando, passa in 30.2, 2 decimi dal riferimento che in questo momento è di Krikkonen, ma che è comunque un riferimento molto valido, è passato in 30.0 anche Alessio Fiorino nel primo settore, 44.1 nel settore centrale per Dodo, qui un pochettino più lontano, perde un paio di decimini da Krikkonen, ma è comunque in linea, se non perde troppo nell'ultimo settore, per rubare la terza posizione a Luni, che nel terzo settore è passato in 28.4 contro il 28.1 dell'attuale Pullman Krikkonen, che detiene il record nei due settori più veloci, il primo e il terzo. Va sul traguardo Dodo per mettere la sua Williams in quarta posizione, perde tantissimo nell'ultimo settore, chiude a 7 decimi, chiude a 3 decimi da Luni, ma si mette in quarta posizione con un discreto vantaggio, circa 7 decimi nei confronti della Ferrari di Ezio Bonni. Lanciato Michael, che si è lanciato prima di tutti, non vuole avere ostacoli, il suo ultimo tentativo, il leader del campionato va ora sul rettilineo del Kemmel. 30-0 il riferimento da battere, il più veloce lì è stato Alessio Fiorino, sempre con 30-0, e allora attendiamo il riferimento di Michael, attendiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi. 30-0-24 il nuovo record assoluto, anche più veloce del passaggio precedente di Alessio Fiorino.
E attenzione perché si stanno ammucchiando tantissime macchine nel terzo settore, quindi potrebbe non essere una buona scelta per Michael. Devono rallentare nelle ultime cure per cercare di sfruttare al massimo la trazione e lanciarsi al meglio. Quindi speriamo che questo giro di Michael tutti gli lasciano spazio e lo lasciano concludere in santa pace, se no rischia di partire veramente in una posizione molto scomoda. 30-0-0-1 per Tugumi, che suo è il nuovo record nel primo settore. Sta arrivando nel settore centrale Michael, lì 43.9 il tempo della pole, 43.8 il tempo di Luni, 43.9 anche per Michael, che non batte il secondo settore di Krikkonen. Vediamo, l'ultimo settore si tiene vicinissimo a Blanchimont, poi a tutta velocità ad attendere il cartello dei 100 metri per andare a pigiare il pedale del freno, andare alla frenata della bus stop. Per fortuna alla fine non incontra nessun tipo di traffico. Allora sul traguardo Michael per chiudere in terza posizione, anche alle spalle di Topping Kestrel. Devo dire che lo avevo sentito un pochettino safe a Puon, l'ho sentito alzare il gas in maniera abbastanza accentuata. Arrivano i 29.9 per Ricky Best nel primo settore, fa ancora meglio di 40 millesimi Vampir, che passa in 29.909 nel primo settore. Invece Fiorino un millesimo dal tempo di Vampir. Tukumic la mette davanti, 1.42.030 per un decimo, si mette davanti. 32 per Salvo Foti, 31 per Quonnos, arriva un 29.9 anche per Topping Kestrel, che si sta migliorando ed è in linea con i tempi dei migliori. Arriva Vampir, chiude il secondo settore, fra poco passerà di lì anche Ricky Best. Vampir, attendiamo l'aggiornamento nel monitor dei tempi. 43.4 record anche lui, anche lì nel settore centrale. Lì Ricky Best non migliora, 43.9, giro annullato per Ricky Best, che era ultimo in 1.51 e non migliorerà. Esce dalla bus stop Vampir, che va a chiudere il giro per prendersi probabilmente la pole, lo fa per mezzo secondo nei confronti di Tukumic, va in pole position. 1.41.483, record Alessio Fiorino anche nel secondo settore. Sta andando verso il traguardo, arriverà anche Topping Kestrel, che cercherà di migliorarsi. Alessio Fiorino un paio di decimi guadagnati nel settore centrale nei confronti di Vampir, sta andando per un 41.2, vediamo se riesce a metterlo insieme. No, perde nell'ultimo settore, ma basta per stare davanti di 73 millesimi a Vampir. 1.41.410. Topping Kestrel alla fine non si migliora clamorosamente, rimane in quarta posizione alle spalle di Tukumic. Sta rientrando Michael, sta chiudendo Dodo, che però è già senza Hertz, non credo fosse un giro veloce, vediamo se ha migliorato. No, rimane lì, rimane a un secondo, 471 millesimi dalla pole, che alla fine è di Alessio Fiorino, che ancora una volta, Mattia, condividerà la prima fila con Vampir, il vincitore di 7 giorni fa. Assolutamente, in questo momento ha fatto veramente la differenza nel settore centrale. Il problema è, guardate la classifica, perché in questo momento ci sono tutte le carte mischiate e c'è Michael che si ritrova in sesta posizione, vicino al suo compagno. Cioè, va bene giro safe, va bene sacrificare magari le ultime due curve, che sono su questo gioco molto difficili, è un attimo perdere il punto di corda ed è anche un attimo andare in bloccaggio, ma gli è costato veramente tanto il terzo settore. Invece i primi due non se lo sono mandati a dire, hanno dato tutto e si sono messi là davanti dando uno strappo quasi di 6 decimi. E quindi questa è la classifica finale di questa sessione di qualifica, decima prova del campionato a Spa-Francorchamps. Clamorosamente Ricky Best che scatterà dall'ultima posizione, come hai detto anche tu, carte molto mischiate. E prima di continuare a mischiare queste carte e tu farci in gara, noi ci prendiamo una piccola pausa per la pubblicità. A tra poco! Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, Joe! State bene attenti! Un prodotto unico e bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è...
è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, quello, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati pure su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anti-invernale, la mettete col jeans, con pantaloni eleganti, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Rientriamo dal circuito di Spa-Francorchamps, ancora nubi per il via di questo decimo appuntamento della stagione, ma pista che resta asciutta come il finale della qualifica. Mattia, prima di andare a vedere la griglia di partenza, rapido aggiornamento, non tanto per quanto riguarda le gomme, ma per quanto riguarda il meteo. Dovrebbe arrivare la pioggia, quindi ci dobbiamo ricollegare per forza le gomme, perché bisogna capire adesso i piloti. Alcuni hanno scelto media, alcuni hanno scelto rossa, quindi bisognerà vedere tirare con la prima questa gomma fino alla pioggia. Non credo si arriverà alla sosta per fare il cambio su gomme da bagnato, credo intermedio. E allora staremo a vedere. E allora ci tuffiamo in questo decimo appuntamento, partiamo dalla griglia di partenza, l'attendiamo in sovraimpressione tra poco e l'andremo a leggere tutti quanti insieme. Eccola qui, partiamo dal fondo, partiamo dalla ultima posizione che è di Ricky Best, clamorosamente proprio all'ultimo tentativo annullato per il pilota dell'Alfa Romeo che scatta dall'ultima casella. Settima fila per la McLaren di Stefano Canino in 14ª posizione, la Ferrari di Ezio Bonni in 13ª posizione, sesta fila per Patrick Spieri che sostituisce F in casa Haas, affiancato proprio al suo compagno di squadra Paro Cerberus in 11ª posizione, quinta fila per l'Aston Martin di Bonos in 10ª posizione, affiancato dalla Williams di Dodo in 9ª posizione, in 8ª posizione Salvo Poti che chiude la quarta fila affiancato da Luni, terza fila per la Red Bull di Michael che sarà affiancato da Krikkonen in quinta posizione, poi arriviamo in zona calda, seconda fila Toby Kestrel in quarta posizione a fianco alla McLaren di Tufumi, che poi la grande prima fila, la più attesa di tutti, Banfire, Alessio Piadino, uno a fianco all'altro, il primo in seconda posizione, il secondo in pole position, determinato ad arrivare qui a Spa a riprendersi la leadership del campionato. La gara è lunga, 22 giri del circuito del campionato, poco più di 7 chilometri e 4 metri per la precisione, con Alessio Fiorino che sta arrivando ora sulla griglia di partenza. Per quanto riguarda ovviamente le classifiche, la regia ci offre ancora uno sguardo a quella che è la classifica, che però in questo momento è quella errata, ovvero quella delle posizioni prima della partenza della gara. Michael davanti, 6 punti con Fiorino, Vampir, poi via via tutti gli altri, vetture che stanno arrivando sulla griglia di partenza, pronti per il via. Mattia, un pronostico secco. Ti dico il pilota più astuto sull'assetto, chi ha deciso di caricare. E quindi? Voglio portare sfiga, Luca, mi dispiace, non mi permetto. Parte di secondo. Vabbè, dai, Vampir. E allora luci rosse che si vanno ad accendere allo spegnimento, il via del Gran Premio del Belgio, decima prova della Sport League 2023-2024. Partono le vetture che lasciano la griglia. Ottima partenza da parte di Alessio Fiorino. Vampir rimane un pochettino sul posto, va all'esterno a prendersi la posizione, via via tutti gli altri, vediamo se il gruppo esce in maniera ordinata dalla prima curva, sembra non ci sia stato nessun problema particolare con il gruppo che va via in fila indiana in direzione dello Rouge del Radion, tutto regolare, molto vicino per un momento era stato Michael, attenzione davanti perché si muovono le carte con Vampir che prova l'attacco nei confronti di Alessio Fiorino, si abbaccia anche, contatto clamoroso, l'errore di Tukumic che fa girare Vampir, ha perso completamente la staccata, Tukumic che ha preso in pieno il posteriore di Vampir, clamoroso errore
che costa carissimo a Vampir, che va in fondo mentre Alessio Fiorino rimane al comando, e ora c'è Tobin Kestrel all'inseguimento. Purtroppo il pilota McLaren è arrivato con tantissima velocità, ha sbagliato il punto di corda e ha centrato il pilota Alfa Tauri. Purtroppo Luca, quella curva è micidiale quando sei sotto scia, bisogna stare attentissimi perché è un attimo e il patatrack è dietro l'angolo, cosa che purtroppo è successa ed è costata a Vampir la posizione dietro a Alessio Fiorino. Alessio Fiorino che prova a fare l'andatura, Vampir probabilmente si è, ha lasciato strada Tukumic su Vampir che è già 14esimo, ovviamente ora la strada è tutta quanta in salita e quindi si arriva a Blanchimont con Tobin Kestrel che è molto vicino a Alessio Fiorino che si deve difendere all'interno, Tobin Kestrel va all'esterno, affonda fortissimo la staccata Alessio Fiorino che alla fine si tiene la leadership e allora vanno a chiudere il primo giro Alessio Fiorino, Tobin Kestrel, Michael Crico nel salvo poti, l'unico anno, Patrick Speridono, Ricky Bezza, Zio Bonni, Faro Cerberus, Stefano Canino, Vampir e Tukumic. Sì, non so se ci sono danni per il pilota Alfa Tauri perché la botta era veramente forte, quindi vedremo se dal tracker qualcosa ci viene segnalato, Luca, o se è tutto per ora a posto. C'è danno all'ala anteriore di Ezio Boni, non è un danno leggero perché è giallo. Mi sa che questo è avvenuto all'ultima curva perché è arrivato lungo. Attenzione, Topping passa? Topping passa, sì, va al sorpasso nei confronti di Alessio Fiorino. Tra l'altro o deve aver usato molta energia o ha un'ala abbastanza più scarica perché non c'è ancora il DRS. Sì, credo di sì, credo sia molto scarico perché comunque nel T2 Fiorino riusciva più o meno. Oh, attenzione dietro, scusami! Ezio Bonni in uscita, c'è stata forse un'incomprensione con Stefano Canino che stava rischiando di andare fuori. Alla fine Stefano Canino si prende la posizione senza danni, ma un'incomprensione che rischiava di costare cara. Infatti, ma il danno all'ala non lo sta aiutando. Luca, poi non so se hai fatto presente Vampir, se ha qualche danno al fondo o all'ala posteriore. In questo momento no, nessun danno per Vampir, che quindi continua la sua gara e proverà la rimonta. Sta già arrivando in zona con Ezio Bonni, che ovviamente ha dei danni e quindi sta procedendo più lentamente rispetto al resto del gruppo. Poco più avanti c'è la McLaren di Stefano Canino, non lontana dalla Haas di Fara. Ok, il pilota non dovrebbe quindi avere problematiche poi per il proseguo della gara. La gomma dovrebbe ancora tenere abbastanza bene perché non ha avuto un particolare spin o comunque dovrebbe essere tutto di niente, però intanto topping 45. Giro veloce, grande strappo, ha messo un secondo e uno Alessio Fiorino che rischia di arrivare con grande probabilità fuori dal detection point. Gran tirone di Tobin Kestrel, vediamo se Alessio Fiorino riesce a rientrare perché alle sue spalle c'è Michael che è già in terza posizione. Ma presuppongo che Alessio Fiorino abbia optato per qualcosa di diverso per il proseguo della gara perché i suoi diretti contendenti lo stanno letteralmente sverginando. Com'è? Mi spiace, stavo per sbagliare, ma no, non si dicono queste cose a quest'ora. No, vabbè, ma si può dire, diciamo, è un termine che, diciamo, guardando per quanto elegante. Lo stavano superando velocemente, era un po' colorito. Esatto, colorito, definiamolo così. Intanto detto Michael questo, grande strappo di Tobin Kestrel, un secondo e tre, vediamo se ora Michael, dopo aver superato Alessio Fiorino, proverà a ricucire eventualmente lo strappo. La cosa curiosa è che Alessio Fiorino è sulla gomma morbida, non mi aspettavo una debacle del genere nelle primissime fasi di gara, dove questa gomma doveva essere la migliore. E attenzione, arrivano le prime gocce di pioggia e non siamo neanche alla fine del terzo giro. Attenzione perché la pista si bagna in un attimo, quindi non so che timing in questo momento possiamo... E la pista è lunghissima, sì. Quindi o si rientra subito o si fa un altro giro e si rischia. Quindi in questo momento i piloti da dietro... Sarebbe un gran rischio. Cioè no, magari la pista si bagna anche subito, però adesso mi sembra un po' presto. Topping continua, già lampeggia Topping. Il Topping ha fatto un grandissimo tirone a livello di energia. Dodo intanto lungo alla bus stop rientra, sì, in pista, gli ritornano davanti sia Kwonos che Ricky Best che intanto da ultimo già in nona posizione, mentre Vampir a un secondo e sette da Stefano Canino. Sì, il pilota Alfa Tauri sta rientrando sul gruppone là davanti, ma in questo momento Luca è
la pista inizia, quindi sarà forse già a metà pista potremmo avere i piloti che dovranno stare un po' più attenti, ma penso questo giro possano anche decidere di rientrare. Vediamo un attimo cosa riusciranno insomma a fare fino adesso. La pioggia è leggera, Luca, quindi non so, però questa pista anche nelle prove bastava poco perché si bagnasse o comunque andasse anche in difficoltà la gomma d'asciutto. Vediamo. Sta provando a rientrare Michael, che è a 8 decimi ora da Topping Kestrel. Alessio Fiorino è un secondo e mezzo da Michael. Alessio Fiorino mi sembra, almeno in questa prima fase, in difficoltà. E torno sull'opinione che stavo spiegando prima, ovvero che con la gomma soft non mi aspettavo una crisi del genere. Tanto attenzione ancora a Dodo e Quonnos, battaglia alla fagna con Dodo che chiude un'ottima manovra di sorpasso, prova ad approfittarne anche Fara che va all'interno, allunga la staccata. Quonnos rimane all'esterno di Stavelot, attenzione perché in queste condizioni la pista può diventare scivolosa, può diventare anche molto insinuosa. Blanchi Monti insieme, Quonnos e Fara, con Fara che rimane all'esterno, Quonnos che alla fine con un po' più di velocità rimane davanti, mamma mia. In questo momento attenzione, Quonnos e sbaglia, attenzione dietro, si è girato, no non capisco, si è girato Fara, forse colpito, non ne ho idea perché si è girato da solo completamente, o ha perso la macchina frenando, bloccando il posteriore, perché eravamo con Quonnos che ha tirato una staccata lunghissima, si è riabbacciato all'interno di Dodo e dietro abbiamo visto in diretta l'AS di Fara girarsi da sola. Sì, intanto Michael attacca Topping e ti confermo che ha avuto un bloccaggio al posteriore. Michael su Topping, torna sotto, va lungo Michael, però alla fine riesce a rimanere davanti, e intanto dietro Alessio Fiorino continua a perdere posizioni, passato anche la salvavoli, si è girato Krikkonen proprio all'uscita di Lecombe. È una curva, in questo momento le condizioni sono un po'... Rientro un po' pericoloso di Krikkonen mentre sopraggiungevano le due McLaren. Peccato che Krikkonen stava facendo l'ultima gara. La pista non si bagna, Luca. La media sembra funzionare abbastanza bene, i tempi non si stanno ancora alzando tanto, però penso che ci si potrebbe provare, in qualche punto c'è un po' di acqua in più, ma ancora un po' presto, forse questo giro potrebbe essere un jolly per quelli del centro gruppo. Tanto dietro Tugumic al sorpasso nei confronti di Stefano Canino, in sovraimpressione la grafica aggiornata sulla classifica, in questo momento verrebbe Michael ulteriormente allungare nei confronti di Alessio Fiorino. I primi passano tutti i diritti, la pista è ancora molto asciutta. Sì, non hanno alzato particolarmente i tempi, adesso andiamo subito a vedere più o meno i tempi da davanti, che girano intorno al 46, 47, questo giro 49, quindi siamo lì Luca, se il gioco prima in qualifica gli ha fatto fare con la soft... C'è un danno per Michael al fondo ed è giallo. Attenzione Luni su Alessio Fiorino, Luni va al sorpasso, Alessio Fiorino prova a difendersi, ma Luni alla fine va davanti, continua a perdere tantissime posizioni Alessio Fiorino, che sembra proprio non lo so, c'è qualcosa che non va e non saprei davvero dire. Girato Luni proprio davanti ad Alessio Fiorino, che credo sia riuscito ad evitarlo per miracolo, si è girato a Bruxelles. Un pelo il ghosting si è disattivato, Dodo per un pelo l'ha schivato. Io Luca non so queste condizioni in questo momento, ma siamo un po' sul delta, in questo momento penso si possa ancora rimanere fuori, ma bisogna stare molto attenti. Invece per il danno nei confronti di Michael potrebbe essere che quando è stato riattaccato da Topping si è andato leggermente largo e si sia appoggiato sul dissuasore, quindi potrebbe essere in quella fase lì che ha rotto il fondo, perché altre zone non ho visto andare particolarmente largo. Bassa, è stranissimo, però dal passo che sta tenendo, insomma,
non sembra in enorme difficoltà, ecco. Almeno Ricky che non Best sia guarda dov'è Ricky Best, è quinto, partiva quindicesimo alla fine del settimo giro, è già quinto ed è negli scarichi della Ferrari di Fiorino che partiva in pole position. Bella rimonta del pilota Alfa Romeo che non è neanche distante tanto dalla vetta, anche se in questo momento Topping si è riagganciato, ma la pista sta diventando abbastanza pericolosa. Luni di nuovo, Luni di nuovo, non so se c'è stato un contatto, se è girato alla source. Non mi sembra ci fosse stato un contatto, intanto Topping riattacca Michael e passa in testa. Vediamo se ora Topping potrà dare un ulteriore strappo. Ricky Best su Alessio Fiorino sale in quarta posizione. Che rimonta di Ricky Best che ha rimontato 11 posizioni in 7 giri. Bella rimonta da parte del pilota Alfa Romeo. Anche se io non so, Luca, ho il dubbio che Fiorino abbia più un assetto da bagnato che effettivamente da asciutto. Perché l'unica spiegazione va neanche sul bagnato, non va neanche adesso che si sta bagnando la pista. In questo momento la gomma, guardando anche attenzione, lo stesso attenzione, scusami, ancora Kwonos e Dukmik ruota a ruota, si sono fatti quattro curve in successione dalle comba Malmedy. In questo momento, Luca, guardando un altri piloti con la rossa, c'è Patrick che gli è incollato e non sta girando lento, però la pista ancora non si bagna, cioè è incredibile, in tutte le prove che abbiamo fatto con i ragazzi la pista bastava un attimo perché si bagnasse, invece in questo momento continua più o meno a rimanere lì. Adesso vediamo quando tanti danni, attenzione, c'è danno per Dukmik, sono danni all'ala posteriore per Luni, ecco perché forse è successo qualcosa nel primo contatto, non saprei. In questo momento là davanti Luca girano sul 51, quindi non ancora per passare su gomma intermedia, più o meno 54-55, forse anche qualcosa in più. Però in questo momento intanto box Fara, no, box Dukmik. Dukmik che aveva l'anteriore rotta, credo proverà a montare ora la gomma intermedia. In questo momento la pista è ancora lì, è ancora lì. Quindi non lo so, è proprio la matta da giocarsi in questo momento, perché come ho detto si bagna in un attimo, perché può in un attimo cambiare le condizioni ed essendo una pista molto lunga si perde altrettanto, quindi vedremo se il pilota McLaren riuscirà a giocarsi il jolly. Chiaramente ora Michael sarà, pardon, Dukmik sarà un riferimento per tutti. Tanto Stefano Passo Kwonos sono saliti Topping Kestrel dal 48, 55, 51, 51 e 4. Fiorino ha avuto un 48 e 3, comunque 3 decimi più lento del giro di Topping Kestrel, e poi subito 51 e 4, 52 e 9, 52 e 7. Sì, infatti Patrick è passato e sta andando anche lui in gomma rossa a riprendere pian piano Ricky, che sembra avere un più o meno stallato le prestazioni, quindi non sta più recuperando come prima. È vero che là davanti sono nelle stesse condizioni, sta recuperando, è stato 3 decimi più veloce nell'ultimo giro rispetto a Topping e Michael, mentre dietro ancora Kwonos che si dà battaglia con una McLaren, stavolta quella di Stefano Canino, mentre dietro Krikkonen e Parra fanno un po' da spettatori. Kwonos ancora cerca di fare le spalle larghe, prova ad approfittarne, leggero contatto con Parra che va fuori, contatto con Krikkonen, Parra che va sulla ghiaia e passa anche Luni. Box stopping, box stopping, Michael continua. Siamo lì, Luca, siamo lì, più o meno adesso siamo sul 52, penso che non ci sia ancora tanto da dover aspettare. Vediamo intanto Dukmik quando chiuderà il giro. I riferimenti sono abbastanza inutili in questo, ma attenzione, Dukmik a momenti non la perde, quindi non è ancora proprio il tempo per l'intermedia, non è ancora tempo, Luca, non è che stia funzionando granché. Andiamo a vedere gli intertempi a questo punto di Dukmik. Dukmik 49,9, ha fatto il T2 come sulla media, 49,9. E sono forse ancora sono vicine. Forse o questo giro inizia a bagnarsi un po' di più la pista, o in questo momento la intermedia gira come la gomma d'asciutto. Esce dai box Luni, anche lui gomma intermedia, probabilmente anche per cercare di fare un po' da cavia a Michael, anche perché con il danno all'ala posteriore è un po' dura.
guarda, tengo anche d'occhio il distacco dalla vetta, in questo momento il primo con l'intermedia è Topping, che in questo momento non sembra né guadagnare né perdere, sta ancora sui 17.2, 17.3. Adesso pian piano però si sta abbassando, quindi forse ci siamo quasi, Luca, forse ci siamo quasi. Attenzione, bandiera gialla. Subito rimossa, Topping sta arrivando, è un secondo e 9 da Vampir. Topping passava in 49 alto nel secondo settore fino al suo ultimo giro con gomma media, vediamo adesso. Adesso vediamo, è sceso sui 16 e 5, Michael ai box. Michael Box, bandiera gialla secondo bandiera settore, gialla. Rientra anche Salvo Foti. Tutti dentro, anche Ricky Best. 49.7 settore centrale, adesso inizia a essere un po' più veloce la gomma intermedia. Infatti passa, rimane fuori Patrick. Che comunque sì, siamo in una situazione interlocutoria, inizia a essere più veloce, ma può ancora puntare, eventualmente spingere se si era nel traffico, magari di piloti che si ritenevano più lenti. Vediamo se ora magari arriverà il momento della verità per Alessio Fiorino. Esatto, se magari con una scelta diversa di setup queste condizioni lo possono favorire, quindi il rientro dovrebbe... Onnos con Ricky all'imbocco di Oruge Raidion, con Ricky Best che era appena uscito dai box e ora cerca di sfruttare tutta l'energia per mettersi subito alle spalle Quonnos. Attenzione perché è una lotta che potrebbe essere molto pericolosa. Quonnos va lungo, taglia leggermente le combe, alla fine Ricky riesce a prendersi la posizione, era fondamentale per Ricky non rimanere alle spalle di Quonnos nel settore centrale per fare passo, è riuscito nella manovra. Sì, però attenzione Luca, perché io non ho visto la comunicazione di DRS disabilitato. No, DRS è ancora abilitato. Però la gomma sta iniziando a funzionare allora... meglio. E addirittura l'ultimo giro di Patrick Ricky è stato 54. Ma Ricky non l'ha attivato. Almeno dall'onboard suo non sembrava l'avesse aperto. Quindi non so. Non ho guardato. Se ci siamo persi. Non l'ha attivato perché non era in zona DRS. Ah ok, quindi in questo momento comunque il DRS è ancora attivo. Era davanti a Quonnos quando sono arrivato al detection point. Allora in questo momento Topping va più veloce, in questo momento quindi penso Patrick rientri. Adesso le condizioni sono da intermedia, quindi non c'è più nessuno che penso rimarrà fuori con gomme da asciutto. Però ci ha messo un po' Luca, questa condizione è stata molto... Aveva bloccato all'ingresso della corsia dei box proprio all'altezza del limitatore. Patrick stava rischiando di andare a muro con al lato destro della vettura. Adesso non mi ricordo, forse c'è stato un pilota nella realtà che è arrivato a fare una cosa simile, mi sembra. Qua non mi ricordo. Andare a memoria... Però mi sembra che un pilota gli sia capitato. Patrick è davanti ad Alessio Fiorino. Esce dai box davanti ad Alessio Fiorino e quindi è in sesta posizione. Io non so Luca se a sto punto Alessio Fiorino ha qualche danno. Da grafica non no. Non si spiega questa prestazione. Sto seguendo, non mi sembra che stia facendo chissà che... sta facendo chissà che guida, forse un attimo di adattamento adesso, ma non mi sembra che stia facendo chissà che errori o una guida scorbutica. Strana questa prestazione. DRS è ancora abilitato, mamma mia, cioè, non si sta capendo queste condizioni. Certamente adesso... sì, la gomma intermedia sta funzionando meglio della gomma d'asciutto, ma il DRS è ancora abilitato. In questo momento adesso è stata caricata la texture delle gomme dell'alzamento dell'acqua, quindi in questo momento confermate ormai. Attenzione, le intermedie. Scusami, ancora Krikkonen e Luni in lotta con Krikkonen che va all'interno di Luni prima di Puon, ha approfittato di un'indecisione del pilota Red Bull che ovviamente con questa alla posteriore danneggiata sta soffrendo e non poco. Sì, il pilota... ancora grande rischio di Luni che controlla la macchina. Io non lo so se vale la pena rimanere in pista. Occhio perché dietro arriva a tutta velocità Stefano Canino. È pericoloso Luni in questo momento, secondo me.
Non so cosa deciderà il pilota Red Bull, se provare a resistere o comunque cercare di evitare di fare danni e concludere la sua gara, ma in questo momento lo diamo completamente fuori da qualsiasi attenzione. Lentissimo Stefano Canino, che gli arriva a tutta velocità, gli si ferma ad un centimetro dal cambio, va dentro addirittura Fara, che taglia completamente per evitare il contatto con la McLaren di Canino, che invece aveva frenato in maniera più prudente, visto che davanti c'era una vettura non particolarmente veloce come quella di Luni in questa fase di gara. Purtroppo il pilota Red Bull sta cercando, intanto Luni vanno in tre, pericolosissimo! Vanno in tre, pericolosissimo, che rischio, alla fine si salvano tutti. Vediamo la luce radio on ancora, Canino ha dovuto alzare completamente il piede e Luni stava per perdere la macchina. In questo momento il pilota Red Bull deve capire se vale la pena o meno continuare. Attenzione qua anche come stacca veramente prestissimo per evitare qualsiasi tipo di problema. Canino sia stato informato del suo piede, quindi non deve stupire se si alza il piede. Quindi questo, attenzione che Canino un po' di tanto intanto lungo lui larghissimo e non riesce proprio a fermarla, perché quando va in frenata gli si sposta nel posteriore e quindi apre lo sterzo per evitare di girarsi. Non può fare altro in questo momento, attenzione qua, che dovrà rallentare parecchio. Intanto Michael è tornato sotto topping. È forse un errore di topping, perché Michael era lontano più di un secondo. Penso leggero lungo, il pilota è stato ancora DRS attivato in queste condizioni. Capisco, quest'anno questo gioco ce ne sta rifilando di ogni colore. È un errore di topping, che ha perso un secondo nel settore centrale, da 58 a 51,9. Attenzione, errore anche di Michael. Largo Michael, occhio a quel dosso, l'anno scorso era pericolosissimo. Anche nel 2021, che me lo ricordo bene. Riesce a ritornare sopra il secondo topping, che approfitta dell'errore di Michael per respirare di nuovo, quando Michael gli era arrivato letteralmente a ridosso, dietro Quonnos con Krikkonen, credo che abbia approfittato di una sbavatura del pilota Alfa Tauri per salire in nona posizione. Davanti Vampir su Fiorino che precipita in settima posizione, neanche la pioggia sta salvando il pilota Ferrari. Sì, ci deve essere qualcosa, Luca, perché non si spreca questa prestazione, una qualifica incredibile e poi questo, io non lo so, forse qualche errore sul setup o qualche problema che non riusciamo a capire neanche noi. Tanto buona rimonta anche dal pilota Alfa Tauri, che si ritrova adesso in sesta posizione, sta cercando di non perdere troppo in questo momento Fiorino. Io non so in classifica contro Michael e Vampir quanto perde e quanto Michael ovviamente può guadagnare. Michael in questo momento guadagnerebbe 18 punti contro i 6 di Alessio Fiorino, quindi guadagnerebbe 12 punti. È un bottino niente male, adesso vediamo, perché può essere che le condizioni non rimangano 18 in classifica. Comunque Michael gira bene, gira molto bene, la macchina è ben bilanciata nonostante il danno al fondo, ma in questo momento bisogna vedere, Luca, se queste condizioni rimarranno così statiche oppure se si andrà incontro anche a un peggioramento. Da monitor delle previsioni meteo, dal tracker interno al nostro sito www.italiagrid.com, c'è un peggioramento in arrivo fra 5 minuti circa. Quindi più o meno un paio di giri ancora il DRS, cioè non capisco come si faccia in queste condizioni ad avere il DRS, però in questo momento Michael ci prova. Michael all'esterno su topping Kestrel, si sfiorano la posteriore destra di Michael con l'anteriore sinistra di topping Kestrel, alla fine Michael riesce a prendere la posizione, grande rischio, prova ora ad andare lui davanti a dettare il ritmo. Sì, ottima manovra da parte del pilota Red Bull, che adesso deve cercare subito di scappare e cercare di buttare fuori dal secondo il pilota Mercedes. Tanto Ricky Best è sotto salvo Foti. È sotto salvo Foti, avrà la possibilità di attaccarlo. Salvo Foti, eccolo, vediamo proprio dal monitor dei tempi.
girando per un paio di occasioni anche più veloce di Topping Kestrel. Nell'ultimo passaggio però 54,9 per Topping Kestrel contro 55,2 di Salvo Foti, che comunque sta girando bene, devo dire. Sì, il pilota Williams si è fatto trovare pronto, in questo momento sta facendo un'ottima gara, è tallonato ovviamente da Ricky Best che partiva in ultima posizione, in questo momento è in lotta per il podio, quindi ancora tanti complimenti al pilota Alfa Romeo, per ora sta facendo una gara fantastica e si sta confermando quelle che sono state le sue prestazioni. Intanto Luca, notavo che c'è ancora un solo pilota con le gomme da asciutto, Ezio Bogni, credo sia un errore. Forse erano da montare le gomme d'asciutto per fare la cavia a Fiorino, perché Fiorino è già ad un secondo e 9 da Vampir e DRS è disabilitato in questo momento al giro 10 e al giro 15. Questa è una manna dal cielo per Michael, che aveva ancora sotto il secondo, intanto para 3 secondi, che aveva ancora sotto il secondo Topping, e quindi sarà più difficile per Topping cercare di riprendersi la posizione nei confronti del pilota Red Bull, che invece ha sfruttato subito l'occasione, si è messo in testa e sta provando ad andare via. Vediamo adesso di farci un'idea di quanto il solo attacco sia può aiutare in fase d'attacco. Ricky si avvicina tanto, si avvicina molto, prova ad andare all'interno, la perde, prende la pancia di Salvo Foti, attenzione! Era molto lontano, ha rischiato molto. Attenzione ad eventuali danni, perché ha preso a pieno la pancia di Salvo Foti. Attenzione, bandiera gialla T1. Para. Virtual. Virtual safety car, ma credo che non dovrebbe servire a nessuno. Tugumi che era già in box, che sostituisce di nuovo la lettura anteriore. Michael davanti con vabbè, Topping Kestrel sembra dirlo. Salvo Foti ora respira un po' proprio quando Ricky Best si stava facendo minaccioso negli scarichi, però la manovra di Ricky Best che poteva compromettere Salvo Foti, infatti è un po' di danno al fondo, molto leggero. È arrivato lungo, è arrivato molto lungo Ricky e non ha potuto più fare niente, ha cercato di andare completamente sul cordolo, ma con queste condizioni Luca è un attimo, è andare lungo e ha colpito in pieno la Williams di Salvo Foti. Tutta le due piccolo peggioramento della pista, sì. Quindi non so, stavo giusto per dirtelo, non so se conviene rimanere ai box, vediamo se qualcuno orienta per non andare da gomma da bagnato estremo, perché le condizioni regime per la velocità e regime di certificare, ha mancato di rispettare il data. Ezio Bogni fuori, Ezio Bogni ritiro fuori, ai box, ritiro ai box. Luca, secondo me queste condizioni non sono più da intermedia. Sta peggiorando rapidamente, vediamo se qualcuno dietro magari decide di cambiare. Vampire Patrick. Entrambi dentro, questa può essere una carta molto importante perché la pioggia è aumentata in maniera copiosa in questo momento. Eh sì, in questo momento potrebbero aver giocato il jolly, intanto la bandiera gialla è per la macchina di Ezio Bogni, che speriamo si levi rapidamente perché queste condizioni già sono proibitive. No, Luca in questo momento è da bagnato estremo e forse di più, forse anche di più. Luca, la pista è peggiorata tantissimo, c'è tantissima acqua stagnante sull'asfalto. No vabbè, i piloti stanno facendo una fatica a mettere giù in trazione. Michael di traverso, Topping anche lui. Oh, si è girato Luni! Altra testa coda per Luni, stavolta l'abbiamo visto in diretta. Peggioramento importante. Wow, e vediamo acqua. E vediamo in questo momento se Patrick, che è il primo di gomma full wet, riesce a fare un colpaccio. In questo momento si trova a, vediamo subito, 27. Sta accorciando tantissimo. Sta accorciando tantissimo Patrick, attenzione. E dietro di lui c'era Vampir, che dopo il contatto non sta in pista. Michael sta guidando proprio col velluto. E in questo momento Michael va quasi in ghiaia. Staverot, bandiera gialla, si è girato Dodo, che riprende regolarmente, non so se ci sono danni per lui. Matteo dalla chat, prendete le zattere, direi che servono proprio le zattere in questo momento. 3 secondi per Fumic, ma non si vede quasi davanti, cioè è da solo Michael davanti, non ha traffico, non ha nulla e si fa stento a vedere.
Patrick ha guadagnato penso più di 7 secondi. Sì, in questo momento è quasi sotto i 21 secondi dalla testa, quindi non so se forse Patrick fa insieme a Vampir un capolavoro. In questo momento è sull'ultima curva, Michael, no, si ma è davanti tempo. Secondo me non di poco. Michael sta uscendo adesso, Patrick è sul rettilineo principale, vediamo, dovrebbe essere lì, più o meno lì Michael, vediamo un attimo. Michael esce adesso. Esce adesso, sta arrivando Patrick, sta arrivando anche Vampir, e sono davanti a Topping, che esce ora davanti a Fiorino. Sì, che ha gomma già pronta, quindi vedremo subito se il pilota Ferrari ci prova, perché queste condizioni, Luca, sono molto molto al limite, si rischia, non so se possa uscire la safety car a così pochi giri dalla fine, o magari magari anche una bandiera rossa, chissà Luca, magari. A regalarci un lungo di Topping, attenzione, un lungo di Topping, Fiorino però la strada bloccata, non può andare da nessuna parte. Con tutta quest'acqua diventa molto più complicato uscire di traiettoria. Ancora lungo, ancora lungo Topping Kestrel, stavolta Fiorino a Bruxelles si affianca, ancora all'interno Topping, ancora leggero contatto con i due che vanno ruota a ruota in discesa verso Puon. Una vettura nera e una Ferrari, in quel punto li avevo visti male un 25 anni fa. Fiorino si prende la quarta posizione. Mamma mia, Fiorino sta raddrizzando capre e cavoli con questa sosta anticipata. Ma mi sa che forse lui aspettava queste condizioni, Luca, perché in questo momento è quello che vedo meno in difficoltà sulla guida. Quelli comunque davanti un po' di fatichina la stanno facendo a tenere la macchina in pista, anche con queste gomme full wet. Michael ha un secondo e mezzo di vantaggio su Patrick, sta continuando a guadagnare. Vediamo se Alessio Fiorino inizia ad accorciare nei confronti di Vampir. In questo momento ci sono 3 secondi e 4 fra i due. Vampir a sua volta è a 2 secondi e 7 da Patrick. Magari ha giocato questa fase qui, però Luca, queste sono condizioni veramente al limite. Al limite, c'è tantissima acqua ed è un attimo perderla. Dietro intanto Dodo e Tukumic. Errore probabilmente di Tukumi, che infatti rientra da un fuoripista la Fani, viene scavalcato da Dodo. Allora, in questo momento Fiorino ha ancora 3 secondi e 4 di distanza. Vediamo un attimo quando si arriverà nel settore centrale, che è quello un po' più guidato, e vedremo se magari il pilota Ferrari con l'assetto è riuscito a giocarsi un qualcosa che magari può riaprire la sua gara. Tanto Topping Kestrel alle sue spalle, richiesti a mezzo secondo. Mamma mia, Luca, le condizioni, sto guardando un po' tutti i piloti, sono veramente veramente al limite. Quindi, però mi sa che ci dovranno finire la gara in queste condizioni. Quindi attenzione, che un minimo errore costa caro. Dietro ancora Dodo, in lotta stavolta con Luni. Probabilmente approfitta ancora delle difficoltà di Luni, che prende anche 3 secondi in uscita da Rouge Raidion. Corciato leggermente Patrick sul dritto, è sceso un secondo di colpo. Attenzione, che prova a rientrare Patrick. Fiorino, ti confermo che... Attenzione, bandiera gialla forse. Sì, girato di nuovo Tukumic dopo un errore alla Fanni, ancora una virtual. Stavolta si è girato a Lecombe. Ma Luca, ti confermo che forse Fiorino ha puntato su questa parte di gara, perché ha recuperato quasi 2 secondi solo nel settore centrale, ed era quasi sotto il secondo e mezzo. Quindi penso, però, scelta comunque discutibile, cioè non si può... Penso basare una gara su queste condizioni, cioè ti adatti, penso sia corretto adattarsi. Vediamo la ripartenza, se Alessio Fiorino riuscirà a tornare sotto nei confronti di Vampir. E soprattutto attenti a non prendere drive-thru. Massima attenzione, prima è stato purtroppo vittima Dodo di questo errore. Non era riuscito a rispettare il delta di safety car. Ancora safety car virtuale. A
Attendiamo la ripartenza. Patrick si è incollato letteralmente a Michael. Sì, io non so se avrà il delta positivo, però era un secondo e uno prima della virtual. Eh sì, ha guadagnato tantissimo, guadagnato 7 decimi con la virtual. Fiorino riparte appena sotto i 2 secondi, 1,9. E dalla vetta dista soltanto 7 secondi, 3 giri un po' pochini. Però la pista è lunga, mai dire mai. Esatto, soprattutto attenzione là davanti perché Patrick è incollato, vediamo un attimo cosa deciderà di fare Michael, se provare a scappare via o cercherà di gestire in questo momento comunque un ottimo bottino da parte sua anche in vista del campionato. Intanto da questo momento è disponibile il sondaggio per il driver of the day, quindi potete andare in chat e potete votare il vostro pilota del giorno. Votate, votate, votate! 3 giri e al termine, poco più, Michael si deve difendere dall'attacco di Patrick Speri che dopo la ripartenza dalla virtual safety car si è incollato in queste condizioni davvero ai limiti del proibitivo. Queste condizioni se le dovranno portare, attenzione, bandiera gialla, Tukumic! Attenzione alla safety car! Safety car, quindi avremo 2 giri di safety car e 2 giri di gara, il 21 e il 22. Vediamo se qualcuno... No, non c'è il distacco tra i piloti per provare a montare una gomma nuova in full wet. Penso che non abbia senso fermarsi. Lo fa Vampir. Vampir si ferma. Ci prova, vediamo se si fermano altri dietro di lui. Credo no. Vediamo. No. Prova ad avere una gomma con più abbrivio, però insomma andrà molto indietro. Più o meno no, forse Quono sta... se lontano, no, sta dietro Salvo. Quono se lontanissimo. Ma in un giro dovrebbe recuperare 4-5 posizioni per ritornare a podio. In due giri. La safety car alla fine di questo giro rientrerà ai box. Sicuro. Sì, quindi o questa gomma ne ha tanto di più, oppure è un altro errore di strategia per il pilota Alfa Tauri. Vediamo a fine gara. Quindi Michael, Patrick Speri, Alessio Fiorino, Ricky Best, Stopping, Salvo Poti, Vampir, Quallos, box anche per Krikkonen che torna in pista ora, si gioca la posizione con Stefano Canino ma esce appena dietro, e box anche per Fara che invece era molto attardato e sta arrivando solo ora sulla sua piazzola. Non so se ha rotto l'ala, infatti vedevo bene, eravamo in un box con lui, non vedevo la sua vettura ma vedevo in lontananza i meccanici con l'alettone pronto, quindi cambio d'ala per Fara. Tanto Vampir si è già subito riaccodato, quindi come hai detto tu, vediamo se dovrebbe subito rientrare la safety. 21-22, due giri per il pilota Alfa Tauri per ritornare sul podio o chissà magari per un bottino più grande. Noi beviamo perché c'è bisogno di liquidi prima di questa parte finale di gara, sono molto importanti. Non so quanto sia pulita l'acqua in pista, ma ce n'è anche lì. Ah, là c'è tanta, magari va la fonticella lì della source, la sorgente. Rientra. Safety car in questo giro, allora alza il piede Michael che torna a fare passo per dettare l'andatura del gruppo. Massima attenzione in queste condizioni con visibilità molto scarsa. Attenzione perché non sarà facile Luca la ripartenza. Le immagini da dietro sono molto molto esplicative della visibilità attuale. Non sarà facile, vediamo anche il funzionamento di un'ipotetica gomma nuova, vediamo soprattutto se questa gomma non ha perso temperatura. Vediamo quando darà di nuovo lo strappo Michael. Dovrebbe ripartire adesso l'uscita dal bus stop. Dato. Lo fa. Michael riparte, strappo nei confronti di Patrick Speri che tutto sommato non si lascia sorprendere, rimane lì attaccato così come Fiorino, Ricky Best. Un pelino più attaccato a Topping Kestrel. Forse sul topping. Attenzione!
leggera indecisione di Michael all'uscita della Surs, si incolla Patrick Sferi. Tanto Vampir si mangia subito salvo Foti. Risale subito in sesta posizione Vampir. Cerca di dare tutto Michael. Ci sono due giri così. Patrick non riesce ad attaccare. Fiorino è già fuori dal secondo e si deve guardare da Ricky Best. Si difende all'interno. Ricky Best affonda la staccata all'esterno alle comb. E alla fine adesso Fiorino riesce a riprendersi. Va leggermente largo. Vediamo se si ripropone Ricky Best. O magari tentando anche un incrocio. Sì, lo fa in discesa verso Bruxelles. Attenzione a Ricky Best, arrivano davvero vicinissimi. Alla fine Ricky Best si prende la posizione dietro Vampir. Contatto, contatto con Topping Kestrel, finisce nella via di fuga a destra. Vampir, si sono agganciati. Abbiamo fatto molta difficoltà personalmente parlando perché la visibilità era molto limitata. Vampir ha approfittato del sorpasso fra Ricky Best e Alessio Fiorino per infilarsi all'esterno di Topping Kestrel. Non so se non l'ha visto, fatto sta che le due vetture si sono agganciate. Sì, sì, Topping nel rientrare in traiettoria non si è accorto che c'era Vampir che è stato portato fuori. Quindi Vampir, adesso diamo, la gomma funziona da tanto, quindi vediamo, però un giro solo, il podio è lì vicino ma neanche troppo. Attacco di Vampir nei confronti di Salvo Foti che però ha molta velocità di punta di Sapardoni, Topping Kestrel che però va largo a Blanchimone, allora è già davanti Vampir, si attenzione Alessio Fiorino che sbandata il Vampir, no! L'ha preso in pieno, doveva solo evitarlo. Spero non ci siano dei danni. Ma non ha potuto niente, insomma. Non lo so. Per me era abbastanza prevedibile. Non so se ci sono dei danni. Spero per lui che non ce ne siano. In ogni caso, Vampir va davanti. Si prende la posizione su Alessio Fiorino. Che ora viene minacciosa anche la figura di Topping Kestrel alle spalle. Davanti, intanto, forse l'ultima opportunità per Patrick Sferi su Michael. Che è lontano tre decimi. Sfrutta tutta la scia. È lontano, Topping! Topping! Credo proprio alle comb, a Rouge Radion. Confermo che ha perso la macchina in uscita. Dietro intanto, spalla a spalla, fra Quonos e Krikonen, con Quonos che passa davanti. Davanti Sferi non riesce dall'attacco, Ricky è lontano, Vampir a 8 decimi da Ricky, a tutto il secondo settore. Michael in questo momento 191 a 170, 151 invece per Vampir che prova ad accorciare ancora mezza pista per provare a riagganciare Ricky a prendersi il podio. E attenzione anche agli avvertimenti, Luca, non so come siamo messi là davanti, però Patrick è incollato, penso ci possa Michael provare. Michael e Patrick immacolati, Ricky un avvertimento, Vampir 2, Fiorino 1. Attenzione perché prova a uscire meglio Patrick. Oh, Michael ha sbagliato all'uscita di Stavelot. Vediamo se ha un'ultima occasione, all'ultima staccata, quella della bus stop. Sembra avere però molta più velocità di punta Michael, nonostante la scia Patrick Sferi si allontana, poi torna sotto. Lontano Patrick Sferi, vediamo se ci prova, si dipende verso il centro della pista Michael. Vediamo se prepara l'uscita Patrick Sferi che si allarga, non c'è niente da fare. Michael è bene, la bandiera scacchi, vede il traguardo, Michael vince il Gran Premio del Belgio davanti a Patrick Sferi. Ricky Best, Vampir alla fine arriva incollato a Ricky Best, arriva a tre decima e fuori dal podio. Rimonta che ha funzionato in parte, tutto sommato, quarto è arrivato Alessio Fiorino, chiude in quinta posizione davanti ad entrambe le Williams di Salvo Foti e Dodo che finiscono entrambi a punti. Peccato per Krikonen, grande qualifica, buon inizio di gara, poi ha avuto un po' a che fare col traffico dopo un paio di errori da parte del pilota dell'Alfa Tauri. Poi Quonos in nona posizione, Stefano Canino in decima che con la sua McLaren chiude la zona punti, seguito da Luni e Paro Cerberus che chiudono la classifica. Michael Sferi e Ricky Best, questo il podio. Mattia, Alessio Fiorino che da questa gara forse esce ancora con qualche ossicino rotto, perché a parte un paio di vampate con appunto la pioggia pesantissima che è arrivata nel finale di gara, per 15 giri non c'è stato.
assolutamente. Io penso che vedendolo così sia stato un errore completamente anche di setup, perché era praticamente piantato, non c'è mai stata una fase di guadagno per lui, quindi sì, assolutamente ossa rotte qui, grande rimonta, infatti pilota del giorno da parte di Ricky Best, ottima gara da parte di Patrick che si è fatto trovare pronto e ha anche usato un ottimo timing per la sosta, ha avuto forse un'occasione anche per la vittoria, ma Michael si è difeso bene nonostante l'uscita un po' così così, quindi complimenti al pilota Red Bull. E invece Vampir, nonostante la sosta, comunque ha perso il podio, quindi non penso sia contento. E allora, questo è il podio, questo è lo champagne per Michael, Patrick Speri e Ricky Best, con la sua Alfa Romeo va a catturare il terzo podio consecutivo dopo quelli di Austria e Ungheria. Quella che vedete in sovraimpressione invece è la classifica finale di questa gara, con Michael che vince, poi via via tutti gli altri. Avevamo raccontato anche prima quella che è stata la classifica finale. Parlavamo di Alessio Fiorino e forse è stata davvero la prima gara dove, ripeto, al netto di quello sprazzo finale, davvero non ne aveva. In Austria e in Ungheria c'era, era davanti, aveva il passo, andava forte. Qui grande qualifica, ma in gara, appunto, come dicevamo prima, un mistero. Assolutamente, qualifica sì, però neanche così tanto davanti a Vampir, quindi forse anche lì sì, colpo giocato, pole position presa, ma da lì in poi è stato un calvario che l'ha portato con le ossa veramente rotte a questa fine, a questa gara. E allora chissà che non ne si aprano i posti. Ne parliamo fra pochissimo nel salottino post gara, ci ritroviamo tra poco, pubblicità. Ci sono, arrivo, eccoci qua. Ciao da Roberto. E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta, Joe. State ben attenti. Un prodotto unico e bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati più su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, col pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Ho provato il simulatore e devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di... una percezione della realtà molto efficace, va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali,
Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. E quindi eccoci rientrati post gara di questo decimo appuntamento della Sport League 2023-2024 in Belgio. Mattia, parlavamo poco prima di andare in fascia pubblicitaria di quanto successo soprattutto per la prestazione di Alessio Ferrino, che per la prima volta appunto è sembrato decisamente sottotono nell'arco della quasi totalità della gara. E è una grande occasione per Michael, che dopo essersi preso la vetta della classifica 7 giorni fa in Ungheria, oggi allunga di nuovo. Sì, non so che scelte siano state fatte dal pilota Ferrari, Michael le ha sfruttate pienamente. Diciamo che un po' anche la safety car nel finale ha comunque limitato un po' i danni al pilota Ferrari, che comunque penso già la gara di Ungheria e questa possano sul morale e sul proseguo della sua stagione influire anche in peggio. Quindi vediamo un attimo le prossime gare come il pilota Ferrari si saprà riprendere. L'abbiamo scoperto che non è un pilota lento, è molto veloce in qualifica anche in gara. Speriamo di ritrovarlo nella lotta. Oggi Michael è stato impeccabile nonostante il danno che si ritrovava e ha fatto una gara perfetta, bottino pieno, altro non c'è da dire. Che gara, dice Lopensky dalla chat. Beh, diciamo, come abbiamo detto ormai nell'arco praticamente di tutta la stagione della Sport League, gare noiose non ne abbiamo conosciute quest'anno, questo è poco ma sicuro, però tendenzialmente è una media che si tiene stabile in questa stagione. Detto questo, passiamo ovviamente alle interviste, passiamo ovviamente come sempre in ordine cronologico di arrivo, e allora partiamo dal vincitore della gara, partiamo da Michael, che si porta a casa una vittoria importante, come detto gli permette di allungare ulteriormente in classifica dopo aver ottenuto la leadership del campionato in Ungheria 7 giorni fa, una vittoria insomma che tutto sommato è stata abbastanza sotto controllo. Comunque sei sempre stato in condizioni di controllo davanti, con Topping, poi con Patrick. A un certo punto abbiamo visto Patrick tornare sotto molto velocemente quando era circa un secondo e mezzo. Sì, allora diciamo che la serata era partita male dalla qualifica, perché purtroppo con l'unico tentativo diciamo buono non sono riuscito a trovare un tempo decente, quindi partivo leggermente indietro subito sino dalla partenza, però sia per i contatti che hanno avuto avanti che comunque per una buona partenza mi sono ritrovato lì davanti per battagliare insomma per il podio e anche per la prima posizione. Poi diciamo che dal momento in cui ho preso la leadership ho cercato di gestire senza fare troppi errori. Per quanto riguarda la parte finale di gara, poi sì, sentiremo anche Patrick, ma secondo me aveva un assetto più da bagnato, perché io mi sono limitato ad alzare un pochino le ali quando ho visto che la gara sarebbe stata bagnata, ma non di troppo, per evitare poi sull'asciutto di trovare un feeling sbagliato, e quindi penso mi ha recuperato tanto perché aveva un assetto molto più carico, anche perché poi sul dritto comunque ho visto che nonostante la scia il distacco rimaneva uguale, quindi ho fatto un po' di difficoltà sul bagnato rispetto a lui, però alla fine l'ho portato a casa, quindi bene così, altri punti pesanti guadagnati. Mattia? Ma più che altro sono state condizioni un po' proibitive, poi sappiamo che avevi un danno al fondo, non so quanto questo abbia anche inciso soprattutto nella fase finale dove c'era una pioggia incredibile, dove
penso ci fossero stati più giri, una safety car non ve la toglieva nulla. Poi c'è stato lì l'incidente, quindi ve l'hanno fatta gli ultimi giri. Sì, sul bagnato, allora sull'asciutto praticamente la differenza, sono onesto, non si sentiva, perché il danno non si era aperto neanche al DMF in realtà, quindi comunque il danno non si sentiva. Quando la pista si è bagnata tanto, lì un po' l'ho sentito il danno a fondo, e infatti facevo fatica nelle curve veloci soprattutto. E però anche lì, diciamo, sono riuscito piuttosto a gestirla, anche se facevo abbastanza fatica, ecco. Ok, perfetto. Sto guardando un attimino la chat per vedere se eventualmente c'erano delle domande. Michael, ti teniamo in stand by, eventualmente dovessero arrivare delle domande dopo. Passiamo al secondo classificato e passiamo a Patrick Speri, ancora una volta questa sera in azione in sostituzione di F in casa As. Non so se il cambio della guardia di Gunther Steiner ha fatto bene. Oggi secondo forse va bene. Sì, dai. Allora, è stata interessante. Diciamo che quello che era il crucio che stiamo avendo durante questi giorni di test, cioè il famoso setup di compromesso, oggi è venuto fuori con tutta la sua veemenza, perché qualifica asciutta e poi abbiamo visto in gara prima parte asciutta e poi si andava non solo a bagnare ma a bagnare pesantemente. Quindi la scelta che ho fatto è stata quella di mettere in setup da bagnato, tanto diciamo che qui velleità di stare davanti in qualifica comunque non ne avevo, anche perché non è il mio campionato, quindi ho detto mi gioco tutto quanto sulla gara. E una volta visti i tempi della qualifica ho capito che, salvo incidenti, sarei andato molto bene, perché almeno quando ho fatto io le prove, cioè con l'assetto scarico, io sul bagnato non riesco a guidare. Poi ci sono quelli che riescono a fare i tempi, ma io proprio zero. E infatti così è andata. Insomma, qualifica dodicesimo, cioè tipo a un secondo e mezzo dal mio best. Partenza tranquilla, ho detto l'unica cosa che posso fare è aggrapparmi il più possibile ad eventuali scie e DRS. Ho avuto un po' di fortuna che si sono eliminati davanti, ho visto subito Vampir, Tukumic, altri che si sono girati. E ho subito anche qualche sorpasso in rettilineo, perché ovviamente ero piantato completamente, come si è visto dalla live. E forse l'unico vero errore che ho fatto è stato partire con le soft, ma a me dava che veniva da piovere molto prima, quindi ho sofferto un pochino i giri durante il crossover, e forse sono rimasto fuori anche un giro di troppo, però senza perdere troppo. E poi niente, quando ho messo le intermedie e poi le full wet sono venuto su a cannone, ho visto che anche Fiorino e gli altri non ne avevano, e ho pensato anche di vincere in realtà a un certo punto, solo che la safety car che c'è stata nel finale mi ha un po' tarpato le ali, perché è vero che in rettilineo ero lento, però nel guidato ne avevo tanto di più. E poi in realtà l'ultimo giro gli sono arrivato sotto, però sinceramente lui è anche primo in classifica, sta giocando il campionato, io sono solo una riserva, quindi ho detto non voglio fare pazzie. Fosse stato il mio campionato magari avrei rischiato anche un po' di più, ecco, però ho detto mi porto a casa questo secondo posto e va bene così. Ecco. Comunque sono contento, e anche c'è questo punto interrogativo grosso per domani, perché se già è stata difficile con la 100, metto un mix, non voglio neanche immaginare, cioè con la 50, non voglio neanche immaginare con la 100 come sarà fare un setup via via. Quindi vediamo per domani. Perfetto, Mattia. Beh, io più che altro ho una richiesta per Patrick: se caso ci fosse l'asciutto, puoi montare comunque l'assetto da bagnato, così almeno mi aiuti un po'. Vediamo cosa si può fare, dai. Se te mi butti fuori tutti alla prima curva, cosa mai si può fare? Se fosse stato il 2021 ti avrei detto di sì. Se fosse stato il 1998 magari. Esatto. Tutto regolare fino a questo momento. Va bene, bella gara, complimenti. Grazie. Perfetto, vediamo se abbiamo Ricky. Ricky, ci sei? Sì. Perfetto. Ecco quindi anche Ricky Best, lo dicevamo prima, terzo podio consecutivo, una stagione che sta ingranando dopo delle prestazioni un po' altalenate, dove si vede velocità ma non arrivavano dei risultati concreti, tre podi consecutivi e insomma una grande rimonta, perché partivi dal fondo. Sì, grazie, è stata una grande rimonta, diciamo, perché in qualifica ho tagliato, all'unico tentativo che ho fatto con le gomme rosse sono stato un po' un pollo, perché ho tagliato anche in un punto dove di solito non si dovrebbe tagliare, e quindi appunto è stata in salita, però diciamo ho avuto sia fortuna che comunque diciamo sono riuscito a non fare errori, quindi questo sicuramente ha aiutato.
però diciamo sì, ovviamente sono contento e sono anche contento del fatto che comunque adesso sto diventando più costante di prima anche in gara, non solo in qualifica, quindi sono soddisfatto comunque in generale della gara e comunque per le prossime gare cercherò sempre comunque di tenermi su questo passo. Mattia, Abbiamo visto che anche hai una qualità di rimonta molto importante, cosa che non è da poco, però c'è ancora un pochino di esuberanza, perché c'è stato un piccolo contratto tra te e Salvo Foti, dove potevi anche aspettare un attimo, avevi un ottimo equilibrio aerodinamico, secondo me andavi veramente molto bene anche in condizioni da bagnato, quindi penso che ancora qualcosa hai da mettere, o pensi ancora di poter... qual è la tua possibilità in questo momento? Pensi ancora di poter andare ancora meglio o bisogna un po' lavorare sull'esuberanza? Sì, su questo hai ragione, però io diciamo mi ero giocato tutto l'erzo in quel rettilineo, quindi ho pensato adesso o mai più, perché ero arrivato al 15% più o meno di erzo, quindi ho detto sono praticamente affiancato, ci provo, però ho tirato una staccata un po' ottimistica, quindi... Sì, su questo io cerco sempre di essere il più pulito possibile e quindi diciamo sì, ci dovrò ancora un po' lavorare, però appunto avevo usato tutto l'erzo e quindi ho pensato di provarci lo stesso. Va bene, perfetto. Complimenti, ottima rimonta. Perfetto, abbiamo una domanda vado un po' a riformulare. Abbiamo una domanda per Michael. Antonio Giuliano dalla chat, riformulando, come dicevo, ti chiede se eventualmente non ti era venuta l'idea di caricare le ali sapendo che c'è la previsione da bagnato, cioè se ci hai pensato, se alla fine non l'hai fatto. Allora no, ci ho pensato, anche parlando in parti con Luni, comunque stavamo confrontando. Avevo pensato di alzare le ali e portare più carico sul posteriore e anche sull'anteriore, in realtà, chiaramente riducendo quello anche che è il distacco tra le due ali, però comunque ho detto il bagnato non l'avevo mai provato, ho detto sull'asciutto mi trovo bene con questa distanza, eventualmente sul bagnato poi lo gestisco, anche se sapevo che avrei fatto più fatica. E quindi ho alzato giusto di due punti sia l'ala davanti che l'ala posteriore, però non ho voluto esagerare per non scombussolare poi tutto l'assetto, anche perché il meteo era abbastanza incerto, non si capiva se all'inizio pioveva, se pioveva tanto alla fine, se pioveva tanto in mezzo, quindi un po' insieme ai fattori ho detto no, lascio così, ho alzato due punti le ali, però è questo. Mattia, tu eventualmente hai altre domande, curiosità prima di andare a chiudere? No, siamo a posto. Okay. Perfetto, allora, noi, ecco, esattamente. Lasciamo andare i ragazzi al briefing post gara, facciamo ancora i complimenti a Michael, Patrick e Ricky per il risultato ottenuto dalla gara di oggi. Siamo ormai nel vivo della stagione, tra l'altro a livello di classifica di campionato costruttori allunga in maniera importante anche la Red Bull, perché ora la Red Bull si porta a più 40 nella classifica costruttori nei confronti di Ferrari, quindi non solo l'allungo di Michael a livello di classifica piloti ma anche l'allungo di Red Bull nella classifica costruttori inizia insomma cambiare un po' l'equilibrio, come cambiano gli equilibri in due gare. Le piste fanno il loro bel lavoro, soprattutto poi queste condizioni qua sono state veramente incredibili, figuriamoci al 50, al 100 che cosa aspetta domani i piloti della Pro. Io su tutti penso che la schianterò a muro in condizioni del genere, perché veramente nelle prove si vedranno altre condizioni, mamma mia, non vedo l'ora di correre. Perfetto, allora noi siamo in conclusione, i piloti sono andati a fare il briefing, vi ricordo l'appuntamento di domani dalle 21.30 sempre qui su Formula Italian Team, tocca la gara della Pro League, quindi toccherà anche al nostro Mattia scendere in pista. Mattia, che noi ringraziamo per essere stato qui con noi in cabina di commento. Grazie mille anche a te Luca e buona serata a tutti. E quindi anche da parte mia Luca Flaminio, buonanotte, mi raccomando rimanete sempre aggiornati su Formula Italian Team. Vi aspettiamo domani 21.30, ciao, buonanotte.